Questo è uno speed test effettuato sempre con Vodafone. Il download è eccellente, il download, però il ping 76 è troppo alto. Un mega di upload quasi, che va più che sufficiente per navigare, ma è veramente pochissimo per condividere un video. Ma cambio il server, metto Vodafone. Il ping si è abbassato. Il download è su 8 mega pieni, sono abbastanza soddisfatto. L'upload è 1 mega, me ne aspettano 10 anche lì. Ragazzi, sai cos'è? Mi accontenterei pure di 1 mega di upload, per carità, però. Quando condivido internet, no, quando condivido un video, ok, che sto facendo d'hotspot a un mio parente. Quando tu adesso guardate che calo, ditemi se è normale. Comunque, quando io condivido un video, capite, su YouTube, va così lento con un mega, così lento che rallenta tutto. Invece con la rete wifi no. Io voglio capire perché la rete mobile è così, però la rete mobile va più veloce del wifi, però in realtà fa questo casino, non lo so, magari la sfrutta di più, però sfruttandola di più poi non avanza nulla e non lo so ragazzi, non lo so. E di certo questa promozione io non voglio disattivarla perché c'ho tutto illimitato ed è bello. Per quanto sia scocciante ammettere la rete da schifo, per quanto sia brutto, però è l'unico operatore che dà una tariffa a questo prezzo. Però io sinceramente non concordo con la promozione di 2 mega. Io dico, avete la faccia tosta di scrivere 5G alla velocità del 5G 2 mega. Cioè, alla 2 mega cosa volete fare? Potete comunque fare i video su YouTube. Sì, tranquillamente, con 2 mega di upload non è malaccio. Andate il doppio rispetto a una 10-20 mega casalinga fissa che c'ha 1 mega, per carità. Però la velocità di scaricamento, la velocità di navigazione è bassina. E siccome Vodafone comunque ti dà quel mega, 2 mega in più, in realtà su 2 forse arrivate quasi a 4, quasi a 4. Quindi alla fine dei conti non è malaccio. Però io avrei messo, a posto della 2, avrei messo la 10, a posto della 10 avrei messo la 20 e poi all'ultimo come sta già, velocità illimitata. Perché? Perché io questa 10 l'avrei pagata ancora di meno, anziché 15 l'avrei pagata 10. Poi velocità 20 mega ci azzecca una 20 mega a 15 euro a 14,90 euro, una 20 mega al giorno d'oggi questo è il prezzo è giusto, no? Quindi 15 euro. Poi velocità limitata io avrei messo 20 euro perché comunque 5 euro in meno della fissa, perché comunque la rete mobile si sa è ballerina qualsiasi sia l'operatore, anche se con Verimobile era molto molto stabile, devo dire la verità. Finiamo questo speed test.